Un'iniziativa per far crescere il territorio attraverso le proposte dei ragazzi. Con l'ultima delibera di giunta, il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, annuncia l'istituzione del Festival dei Giovani, che procede a grandi passi verso la sua prima edizione. L'istituzione della prima edizione del Festival dei Giovani, sulle ali del presente per disegnare il futuro, questa la sottotraccia. Un'iniziativa portata avanti dal nostro assessore al futuro Viviana Di Leo, che si è concentrata per raggiungere uno degli obiettivi all'interno delle nostre linee di mandato, in cui si parla di giovani, in cui si parla di Andria, città del futuro. Il futuro non solo della città, ma anche di tutto il territorio, passa dai progetti che verranno presentati dai giovani, un'occasione per premiare le eccellenze e gli astri nascenti in campo culturale, sociale e sportivo. Attraverso una manifestazione di interesse sarete voi a farci giungere le vostre proposte progettuali in ambito culturale o sportivo, sociale o musicale, per stuzzicare un po' la curiosità anche di una comunità che in questo momento sta a guardare che cosa davvero i giovani sono in grado di sprigionare in termini di energie positive. Il comune di Andria, inoltre, ha stipulato una convenzione con la Sapienza di Roma. L'università della capitale sarà al fianco della città federiciana per un supporto progettuale in termini di marketing e promozione territoriale. La Giunta ha deliberato una convenzione con l'Università La Sapienza di Roma per focalizzare l'attenzione su proposte progettuali che riguardano i nostri beni culturali, in particolare il sito UNESCO Castel del Monte, proprio per trovarci pronti rispetto a finanziamenti e all'utilizzo di fondi che arrivano e che purtroppo si può correre il rischio di non essere in grado di spendere nei tempi e con le modalità previste.